Ciao ragazzi, allora quando io credevo ancora, non fare il solito affettuosone, quando credevo ancora che il problema dei lupi fosse un problema che si volesse risolvere, ed ero così ingenuo, passavo tanto tempo nei pascoli, avevo addirittura creato il CISCAL, che era il Centro Italiano Selezione Cani Antilupo, e avevo inserito in alcuni pascoli italiani gratuitamente, dando anche l'assistenza gratuita ai pastori dei miei cani, e mi ricordo che allora feci delle esperienze bellissime. Arrivai persino a creare un branco di 6 cani in un posto dove c'erano molti lupi e non subimmo una sola perdita. Però poi, dopo un anno o due, capii che non era un problema che si voleva risolvere, anzi, devo fare ben attenzione a non rubare il lavoro a chi lo doveva gestire, a chi lo voleva gestire aveva uno stipendio per questo, e insomma, poi i cani non potevano essere quelli che tenevano lontano i lupi, perché dovevano essere altri, prescelti e imposti e obbligati, in modo che i lupi continuassero ancora sempre ad esserci, perché se spariva questo problema, dopo tante persone non avrebbero più avuto nulla da mangiare, non avrebbero più avuto il loro stipendio, non avrebbero più avuto la loro poltrona. Però mi ricordo allora che mi chiamavano spesso e io, i pastori che non avevano i cani, magari hanno avuto una predazione, o a volte non avevano neanche avuto una predazione, il lupo si era solo avvicinato. Mi ricordo che mi parlavano di un lupo che magari poi era scappato, perché loro erano scesi, non so, dalla roulotte che era piazzata su in altura, oppure erano usciti dallo stazzo in montagna. E, un lupo, mi ricordo ancora le scene, era riuscito a terrorizzare anche 500-600 pecore. E queste pecore, quando io arrivavo, e così rimanevano per 2-3 giorni, rimanevano tutte appartate, isolate in una parte del recinto che era la parte opposta da dove era arrivato il lupo, e non si muovevano di lì. Che io dicevo, cavolo, è pur vero che il lupo è un predatore, ma un lupo è riuscito a condizionare, a spaventare, a terrorizzare 500-600 pecore. L'ho visto più di una volta. E il ladro, quando viene a casa nostra, o meglio, il ladro che lavora indisturbato, è diventato quasi un gioco rubare in un paese come in Italia, basta un ladro che è in grado di terrorizzare tutto il quartiere, perché al di là di tutte quelle persone che ormai i leoni da tastiera non si contano più, io una delle attività che mi impegno di più è bloccare tutte le persone che, non sapendo nulla né di sicurezza, né di cani, né di lupi, né di niente, ma cavolo, hanno letto 2 o 3 nozioni e o scrivono commenti infiniti o contestano queste cose che io le scrivo dopo averle provate, ma loro in qualche modo si devono mettere in evidenza, e non capisco perché non si fanno una loro pagina, vengono sempre con sulla mia, come vanno un po' tutto dove c'è un argomento, loro con i commenti sono dei fenomeni. E togliendo quindi questi che dicono io c'ho la pistola, io se trovo il ladro, eccetera eccetera, ma basta un ladro per mettere sotto scacco un intero quartiere. Ma chi è che oggi ha il coraggio di unirsi ai proprietari che magari sono in ostaggio di qualche malvivente che ha scavalcato la recinzione, e andarlo a aiutare? Tanti dicono la mia casa non è tanto isolata, è peggio per te, perché se metterai i cani avrai pure dei rompimenti di coglioni, e tutti gli altri guarderanno dai balconi che tu ti prendi le botte e non interverrà uno. Ma non è detto manco che intervengano poi le forze dell'ordine, a meno che vogliano poi siano avvisate in tempo e vogliano poi venirsi a prendere questa gratta da pelare, un po' perché se intervengono pesantemente poi ne portano le conseguenze, un po' perché li abbiamo visti ultimamente, la maggior parte di quelli che aderiscono alle forze dell'ordine sono la fotocopia di un impiegato, sanno cavarsela benissimo sulle scartoffie. Io tante volte dico, ho fatto il carabiniere quando ero giovane, cioè ho nostalgia con tutti quei carabinieri che non sapevano un congiuntivo a morire, ma quando andavamo allo stadio se la sapevano cavare, perché adesso molti, cioè, non farti prendere così dall'entusiasmo, perché io non riesco ad andare avanti, sto parlando di un argomento delicato. Quindi questo per dirvi che se non è per loro,
che riescono a fare lo stesso lavoro nei pascoli, perché il lupo basta che ci siano due o tre cani, anche se potenzialmente più forte gira la larga. Eppure noi andassimo a vedere, non esistono cani che possono averla meglio sui lupi, però riescono in tante posti, riuscirebbero in tanti posti a risolvere il problema, come lo risolsi io in molti pascoli anni fa. E laggiù dove mettiamo l'oro, senza dire tante stupidaggini, i ladri non li vediamo più, il resto è tutto frutto di fantasia. È ovvio che con la cultura che oggi adesso c'è dei cani, che non ha più niente a che vedere col cane uguale animale, purtroppo, visto che non avete imparato niente dai genitori, dai nonni, dai vicini di casa, dagli amici, eccetera, bisogna studiare un po' di cinofilia, ed è il motivo per il quale io, quando inserisco non un cane ma una coppia di cani, l'ho già spiegato mille volte il motivo, oppure do un cane se ce n'è già un altro ma non voglio che i cani lavorino da soli in un cortile per tanti motivi, anche per il loro benessere psicologico, è ovvio che dopo regalo un videocorso e devo seguire queste persone, e la vedo l'unica strada, proprio mi venivano addosso, per poter imparare a gestire queste bestiacce, perché non possiamo avere bestiacce in modo simpatico, non possiamo avere da un lato questi cagnoni che si occupano della sicurezza nostra, dei bambini eccetera, e dall'altra pensare di applicare con loro tutte quelle cretinate che facciamo col cane da borsetta. Però non dimenticatevi mai che se arrivasse un ladro nel vostro cortile, basta non un ladro per mettere a scacco tutti voi, ma anche l'intero quartiere, e quindi vi troverete poi svantaggiati, con problemi, mentre con i cani i ladri non vengono, perché i ladri sono molto più furbi di noi, come il lupo. Un lupo riesce a gestire 600 pecore e fagli fare cosa vuole, e il ladro in sintesi fa la stessa cosa. Bene, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato, vi auguro a tutti buona giornata. A presto!